legato al territorio con il finanziamento del master plan da 3 milioni e mezzo. È ovvio che questo è un percorso di inizio per cercare comunque di dare con la stazione sciistica, con tutte quelle quei finanziamenti da poter dare sviluppo a tutto il territorio. Grazie onorevole Luciano D'Alfonso. Brevemente cerco di dare valore agli interventi che ci sono stati. Valore hanno avuto e valore che voglio ingrandire. Il primo grande risultato, perché bisogna cominciare a dire così in Italia, in Abruzzo e anche in questa parte della provincia di Pescara. Finalmente risorse finanziarie appaltate, contrattualizzate, portate a compimento per quanto riguarda l'utilizzo, l'arrivo della comodità e dell'opportunità. E questo va riconosciuto a chi ha guidato dal punto di vista tecnico, il ringraziamento politico è stato fatto. Io voglio dare il giusto rilievo a chi firma gli atti, a chi ha avuto lo sguardo d'insieme, e cioè voglio citare una persona che secondo me si sta mettendo in evidenza non solo sull'ente reso, diciamo, asfittico della provincia in ragione di una riforma sbagliata, ma si sta mettendo in evidenza su tutto l'ordinamento regionale. Parlo dell'ingegnere Scorrano, che ha una caratteristica. E questo lo voglio dire anche al riconoscimento del presidente della provincia attuale di Pescara. Ha una caratteristica: uno, non si affida mai alla balbuzie per superare una difficoltà. Non si affida neanche allo spavento, che è la grande via di uscita che purtroppo si è distribuita a Pescara e provincia da quando abbiamo cominciato a patire un certo safari giudiziario. Come nasce l'idea dei 3 milioni e mezzo? Questa è una parte della provincia di Pescara, diciamo, che è stata superata come modello di sviluppo dell'industrialismo dell'Ottocento. Ricollocare azienda non dipende dal potere pubblico, dipende dalla libertà del mercato. Deve arrivare qualcuno, come è accaduto nel Cuneese, dove c'erano langhe desolate di terra non valente. Ferrero ha detto: io investo qui e faccio una fabbrica di cioccolato utilizzando la nocciola. È il più ricco d'Italia. E fu quello al quale offrirono le autostrade prima che arrivassero ai venditori di mutande di Benetton. Magari l'avesse preso Ferrero, avremmo avuto un'altra storia anche nelle autostrade italiane. 3,5 milioni di euro volevano essere un segno evidente sull'agenda delle istituzioni. Per fare che? L'arredamento di un giacimento ambientale, culturale, identitario, turistico, idrico anche, che legava Scafa, che a suo modo una capitale, come capitale Penne per la zona vestina, e non solo perché nel passato sono stati localizzati centri di erogazione dei servizi, come diceva Sospiri, e capitale perché c'è una vallata che fissa il punto del compasso. È facile venire qui. La sindaca di Barcellona dice: le città nascono quando in 15 minuti puoi fare quasi tutto. E qui in 15 minuti godi dell'intero dell'offerta della natura. La possibilità ferroviaria, la possibilità scolastica, la possibilità della diagnostica, la possibilità commerciale, la possibilità turistica anche di godere della bellezza dell'acqua e, io dico, di poter accedere anche alla bellezza dell'economia bianca della neve. Che cos'è che bisogna fare? Adesso lo dico, guardate, non voglio, ho l'età che mi permette di non guardare all'incasso della polemica. L'Abruzzo ha 3 miliardi di euro in pancia, conteggiando tutto, tra quello che ci tocca, quello che ci hanno dato, quello che ci daranno, 3 miliardi di euro. Guardate che la pandemia, gestita bene, fronteggiata bene sul piano delle ambizioni amministrative, realizza anche risorse sul tavolo, purtroppo dobbiamo dire. È cambiato completamente il modello sanitario, dopo gli errori dell'OMS adesso finalmente il territorio ricomincia a contare, ma anche sulle infrastrutture, sulla sicurezza. 3 miliardi di euro in pancia, che naturalmente non si consumano né in 3 mesi né in 30 mesi, ci vorranno anni, ma vi dico che non basta soltanto il tempo, non bastano solo le risorse.
Ci vogliono i progetti e poi ci vuole la risolutezza, che è il contrario di avere un'idea di staccare alle 14 o di pensare che se arriva venerdì finalmente ce l'ho fatta, non avere paura. Ecco perché dico bravo all'ingegnere Scorrano, che io ho ritrovato, perché io l'avevo perso di vista. E guardate, il modello è quello lì. Non va bene neanche il modello dell'ingegnere che ha amicalità, che ha gelatinosità di rapporti economici. Se ha da essere, ce l'abbia la politica, se ha da essere, ma non la dimensione tecnicale. E anche questo abbiamo patito noi, a causa di maledetti ristoranti. Allora, dentro questa cornice, che cos'è che voglio dire? I soldi ci sono. Il bisogno di fare questi lavori c'è. I progetti sono facili, perché non stiamo costruendo il palazzo di Fuxas, dove i vigili del fuoco si inventeranno chissà quale procedura, e non è neanche la SIPI. Fare il parco didattico del Lavino e della memoria dei lavori è facile. Certo, non è fare scorrere l'acqua piovana, comunque richiede una coniugazione di visione. Però io chiedo a chi rappresenta la politica, anche accanto a me, a chi coltiva la dimensione tecnica, alle imprese, evitate di fare, di pensare come pensavano alcune imprese qualche anno fa. Se avete pazienza vi dico anche chi, se no vi spaventate del riferimento. Non è vero che, siccome è facile fare contabilità nei lavori riguardanti la valorizzazione ambientale, l'ingegneria ambientale, anche quello che non si fa si può pagare. Non va bene questo. Io l'ho visto in provincia di Pescara negli anni nei quali sono stato presidente della provincia. Mi venne a trovare un imprenditore e mi disse: sai, però adesso, ma sei matto? Era uno della zona Vestina. Naturalmente non lavorò mai più. Poi andò anche in Albania a fare intrapresa. 3,5 milioni di euro di lavori. Devono fare 3,5 milioni di euro di lavori. Così come i 100 milioni che serviranno qui. Perché 100 milioni ci vogliono per trasformare in Matera questa zona. Qui c'è una piccola Matera da scoprire. Come procedere? Qui lancio una sfida culturale alle istituzioni, me compreso. È immaginabile che la Regione faccia per la prima volta un progetto speciale territoriale che si inventò Marcello Russo, quel grande servitore, viva quel Russo lì, quel grande servitore della Regione che è stato Marcello Russo, si inventò con la legge 18 lo strumento del progetto speciale territoriale, cioè una specie di realtà progettata di vasta area che coniugasse investimenti e tutele. L'acqua è irripetibile qui, è irripetibile quello che c'è qui, così come è irripetibile il patrimonio dei beni dell'archeologia industriale che ha citato prima Sospiri, ma che avreste voluto dire tutti voi, perché la connessione e la bellezza religiosa dei monaci celestini e la bellezza straordinaria di questo giacimento industriale lo possiamo fare se c'è linearità. Io chiedo al rappresentante della Regione di aprire questo dossier di un progetto speciale territoriale. Chiedo alla Provincia che apra un dossier di elaborazione tecnica per fare un progetto Matera qui. Guardate che quando cominciarono a occuparsi di Matera era un cumulo di sassi piangenti, così come lo sguardo che si ha quando si entra in quella specie di Vietnam, che è l'interno profondo del Lavino quando si arriva ai confini di Abateggio, di Roccamorice e delle altre terre alte che si incontrano. È possibile fare questo? Sì. Non disperdendo nulla, i beni demaniali, senza esaltare l'egoismo dei beni privati, perché non ci vuole nulla se qui parte uno che dice: io il mio non te lo voglio dare, anzi faccio causa. Deve scattare una logica di collaborazione che può scattare se mettiamo fuori dal conflitto politico questo investimento. Ora io riconosco al sindaco attuale, a Giordano, al sindaco del passato, ai sindaci del futuro, perché le leggi comunque richiedono un'alternanza anche lontana nel tempo. Questa è un'operazione che richiede 20-25 anni di lavoro. Le operazioni con gli esche, pensata oggi, fatta oggi e goduta oggi, sono cose che hanno scarsa, debole capacità di modifica. Io concludo dicendo questo.
Mi auguro, stiamo lavorando tutti insieme, che anche la proprietà dei manufatti della famiglia oggi Taglieri, che ha preso il sopravvento nella gestione patrimoniale della famiglia Pesenti, consenta a questa zona di avere una retribuzione per il tanto che ha dato nel secolo passato. È immaginabile che la parte privata venga conferita, così come è immaginabile che la parte demaniale venga conferita. Abbiamo fatto un'operazione simile a Chieti sull'ospedale militare, si può replicare anche qui. Andate d'accordo. Andate d'accordo, il merito per andare in paradiso è capiente per tutti. Buon lavoro, complimenti e prendiamoci carico di questa grande opera. Grazie Luciano. Le tue parole devono far riflettere.